Un leggio riusciamo a procurarlo nel frattempo. Allora, ciao, io sono Giorgio. Ciao, e ciao, tu sei? Adamo. Allora, aspetta che voglio adesso, io magari poi ci scherzo un pochettino sulle cose, nel senso che tu hai detto che sei? Lorenzo. Allora, c'è da dire una cosa, il gruppo dovrebbe essere formato da 5 elementi, ok? Però la cantante in questo momento non c'è, e quindi sono in 4. Un altro elemento che è un sassofonista, e quindi la parte strumentale la tralasciamo, se no dovrei riempire tutto con la chitarra un po' troppo. Allora, ok, quindi voi dovreste essere in 6. Esattamente. Ok, ma come mai non ci sono, stanno male, sono... La cantante c'ha problemi di voce, il sassofonista non l'ho chiamato perché pensando a 90 secondi dico dove lo metto. Ah, ok, invece poi tu hai detto qua tutti hanno sforato, potevamo poi alla fine magari permettercelo anche noi. Hai ragione. Sarebbe iniziato a metà canzone che sulla parte strumentale, dove praticamente sostituiva la voce. Ho capito, allora nel frattempo ti chiederei di sistemarti, perché solitamente ti faccio perdere troppo tempo, e appena si libera qualcuno che... magari si è già preparato e già a posto, magari parlerei con loro. Il batterista è pronto? Sei pronto tu? Posso scambiare 4 parole con te? Ok, allora vengo dietro, anzi vieni davanti a te, dai, vieni qua. Ma no, che emozione, poi i batteristi si emozionano solo. Allora, tu hai detto che sei... Allora, ciao Andrea, parlaci un pochettino di questo progetto LO. Voi venite da? Macerata, gran parte dei componenti e il cantante Lorenzo è di Chiesa Nuova. Allora, dicevi, allora i componenti sono di? Macerata e lui è di Treia, Chiesa Nuova. Quindi tu giochi in casa. Lui gioca in casa, è quello che ci ha portato qui in pratica. Solo una cosa devo dire. Allora, questo gruppo nasce oggi per questa occasione, è la seconda volta che suoniamo. E infatti... non so domani se ci sarà più, comunque intanto ci godiamo questa serata. Non essere così pessimista, ci godiamo questa serata. Guarda, io ti dico che già questa cosa mi fa un immenso piacere, perché il fatto che Trey Academy abbia dato comunque lo spunto magari per creare una situazione anche che poi magari sarà una tantum, o forse poi magari chissà dove arriverete, non lo so, cioè mi sento orgoglioso di questa cosa e credo che comunque si meritino comunque un applauso, dai, davvero mi piace questa cosa qua. Ma parliamo, è vero che siete nati in questo momento, ma con che diciamo, ispirati da che cosa? Che cosa fate? Qual è il vostro genere musicale? Naturalmente per questa serata è un pop leggero. Vieni qua, parla. Un pop leggero, ma è una. Ci proporrete una cover o un pezzo? No, nostro? Un pezzo nostro. Un pezzo, ok, infatti un pezzo tuo, perché scusa, un gruppo che nasce da 2 giorni. Un pezzo mio, sì. Perché sennò sarebbe stato un pezzo dato come un fulmine in un certo senso. Invece, perché tu in genere comunque scrivi musica, sì. Ti piace comporre? Sì, ho alcuni pezzi. Ok. E il genere è italiano o... Italiano, perché sì, l'inglese... Per il semplice motivo che non ci capiamo un cavolo. Per la composizione sì, è difficile... Il senso, dare il senso in inglese, bisogna conoscere la lingua. E poi comunque ti fa ispirare comunque dalle cose, metti poi le parole giuste sulla musica giusta che tu ti scrivi, quindi voglio dire, ok, quindi un pop italiano. Voi siete pronti per caso? Siete già tutti a posto? Innanzitutto poi facciamo mettere in postazione il batterista che ho sfruttato un attimino per prendere tempo. Se siete tutti a posto, io mi metto in postazione e faccio un in bocca al lupo e chiedo ancora un applauso per lo... Ah, e il pezzo si intitola? Il gufo reale maculato. Il gufo reale... maculato. Già il titolo è tutto un programma. Ilo! Sperduto lo accarezzano, te ci trovo un rifugio, sogno una ninfa, una stella,
cadente non risplende sull'ago, non illumina niente. Ma spicca il volo lontano da terra su una nuvola bianca, su una specie di perla. Lui vive solo, distante da tutti, su una sfera di ghiaccio in un circolo tondo. Chi l'avrà visto andare mai? Segni sull'ala, solchi sul suo destino, ed una stella se ne va nell'ombra, semplici note lungo il suo cammino, e un'altra stella se ne va via ora. Sere d'estate, voci addormentate, l'ultima stella non è andata ancora. Piccolo mondo di un vagabondo, è la sua vita che se ne va. Sorge l'ombra del condor su di lui, oscurando in profondo i sogni suoi. In un attico chiuso della città, quelle fuma la forza che è già cresciuta. In un attimo è perso nella sua vita, in un attimo. E questa è un'alba scura che cresce e non lo rivedrà mai. Nel profondo piassotto dei pensieri suoi, tramonto bello e lungo come non mai, in un deserto di tristezza, sacrifici e poi guai. Forse una donna, forse un padre, meno arrogante, più felice, o forse un figlio più loquace, un sentimento con più voce, una bacchetta sulla fuce di un fiume fatto di silice e di detriti d'ogni specie, anche di gioia e di dolore. Vive in cielo e ci vuole sperduto, la carezza la notte, luci trovi fondo, sogna una ninfa, una stella cadente non risplende sulla non illumina niente, ma spicca il volo lontano da te, la sola nuvola bianca su una specie di perla. Vive solo, distante da tutti, su una sfera di ghiaccio in un circolo tondo. Chi l'avrà visto andare? Ilo! Dimmi, aspetta, parla al microfono perché sennò altrimenti non ti sentiamo. Mi dispiace che non l'abbiamo saputo prima di questa manifestazione, perché ci saremmo preparati. Magari. Beh, ma guarda, allora innanzitutto questa qua è soltanto la prima di una serie di manifestazioni che ci saranno, quindi chiunque potrà eventualmente esprimersi, magari anche meglio, o comunque rimettersi in gioco anche in futuro, e verrà pubblicizzata molto, molto presto. Devo dire che io, come al solito, faccio i miei complimenti per quanto riguarda il lato artistico, perché, ribadisco, quando si scrivono pezzi propri, comunque ci si mette in prima linea e si aprono un pochettino le porte della creatività, per cui io per questo motivo, almeno solo per questo, farei assolutamente un applauso a Ilo. In più tu assomigli un po' a Sandokan, per cui secondo me la prossima volta vieni qua con la scimitarra. No, non sto scherzando. Facciamogli ancora un grandissimo applauso e speriamo di vederci presto, dai. Ciao, grazie, ciao, complimenti.